Martedì 18 dicembre viene trasmesso su Rai 1 l'appuntamento finale con la serie televisiva L'amica geniale, che sta ottenendo un buon riscontro per quanto riguarda il livello degli ascolti. La storia delle due amiche inseparabili ha incuriosito i milioni di telespettatori e è già stata confermata la seconda stagione della fiction ispirata alla penna della scrittrice Elena Ferrante. Lila e Lenu vivono un momento difficile nella loro vita. La prima viene costretta dai suoi genitori a sposare Marcello Solara, che garantisce all'intera famiglia il miglioramento delle condizioni economiche. La seconda, invece, ha subito la violenza del padre di Nino Serratore. Le anticipazioni del primo episodio della quarta puntata dell'Amica Geniale, intitolato I fidanzati, si concentrano sul personaggio di Lila, che inizia a fare dei progetti con il compagno Stefano. I due innamorati sognano un matrimonio da favola e il Carracci decide di fare un investimento sui modelli di scarpe creati dalla fidanzata e di conseguenza entra in affari con i Cerullo. Elena non ha il coraggio di raccontare la verità nemmeno a Lila. Elena, dal canto suo, viene a sapere del fidanzamento di Lila e Stefano. La giovane donna, per stare al passo dell'amica geniale, si fidanza con Antonio, sebbene non sia realmente innamorata dell'uomo. Inoltre Lenu fa ritorno a Napoli, ma non trova il coraggio di confidare a nessuna persona ciò che è successo durante la sua vacanza nell'isola di Ischia. Nonostante i genitori ritengano Lila impegnata con Marcello, la ragazza non perde occasione per farsi notare in compagnia di Stefano, provocando così la gelosia da parte dei ragazzi del rione. Il Carracci rende felice la fidanzata facendole dei regali e cercando di realizzare i progetti delle scarpe immaginati da Lila quando era ancora bambina. Lila, dal canto suo, svela a Lenu di voler bene più a Stefano rispetto ai suoi genitori e al fratello. Stefano viene costretto a chiedere aiuto ai Solara. Le anticipazioni del secondo episodio dell'Amica Geniale, intitolato La Promessa, si concentrano sulla decisione di Stefano di chiedere aiuto alla famiglia Solara, in quanto le scarpe Cerullo non ottengono le vendite sperate. Marcello accetta la richiesta del fidanzato, ma alla condizione che sia Silvio a fare da testimone nel matrimonio con Lila. Nel corso della cerimonia dei due sposi, però, arriva Marcello Solara che provoca la rabbia di Lila, in quanto l'uomo influente indossa le prime scarpe prodotte dalla giovane donna.